Michelle Hunziker rompe il silenzio e posta una foto con molte sue espressioni, delle smorfie possiamo dire, lasciando intendere che non è d'accordo con ciò che sta leggendo in questi giorni su di lei. Infatti molti giornali riportano un ritorno di fiamma con il marito Tommaso Trussardi, che poi tra l'altro è stato anche paparazzato perché è stato visto uscire di casa la mattina presto da casa di Michelle dopo esserci entrato la sera prima. Comunque la showgirl intitola questo post con tutte le sue espressioni in inglese, lo titolo, che significa buone nuove, nessuna nuova. Quindi lascia intendere che non è vero niente di quello che vede scritto sui giornali, perché non c'è nessuna novità, no? Tutto va bene, nessuna novità sulla sua vita sentimentale. Però poi mette il dubbio perché aggiunge queste parole. Anche in questi giorni, nonostante l'output delle notizie che leggo sia positivo, c'è sempre comunque la necessità di buttarci sopra un cono d'ombra. Ma cosa vuole dire quindi? Ciò che leggo sui giornali è positivo? Quindi nel senso è vero? Non lo so, ma non le piacciono le critiche che ci fanno sopra. Insomma, non si è capito un granché se questo ritorno di fiamma c'è stato o non c'è stato, oppure se è soltanto un riavvicinamento maggiore, diciamo, dopo un certo periodo, ma che riguarda soprattutto l'andamento della famiglia, no? Le bambine che hanno avuto insieme, insomma, e non nello specifico la loro vita sentimentale. Poi c'è da dire, insomma, che è passato veramente, sono passati veramente una manciata di mesi, no? Da quando hanno fatto uscire il comunicato di comune accordo, l'unico comunicato che hanno scritto insieme, dove appunto annunciavano la fine della loro storia matrimoniale, della loro storia d'amore, insomma. Quindi pensiamo anche, insomma, che ci sia una certa credibilità, no? Quando uno scrive queste cose, quando uno dà queste notizie. Per cui, insomma, certo, uno spera sempre che ci sia una nuova possibilità, che magari ci abbiano ripensato, perché è sempre stata vista come una favola, no? Quella di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Che dire, staremo a vedere se i protagonisti di questa storia vorranno magari spiegare meglio cosa sta accadendo alle persone che con tanta simpatia li seguono.